Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Giovanni Paolo II, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Okay. Allora, abbiamo visto fino adesso il rito di introduzione, che c'è una prima processione, quindi la processione d'ingresso inizia con il sacerdote, i chirichieti o gli accoliti, eccetera, quindi una prima processione cantata, se canta per quella processione. Dopo abbiamo parlato pure del segno della croce, il Kyrie eleison, e siamo passati alla liturgia della parola, dove abbiamo visto le letture, il Vangelo, i silenzi, il credo, preghiera dei fedeli. E iniziamo adesso con la seconda processione che si fa in chiesa, che è quella dell'offertorio. È una seconda processione. La terza processione sarà quella della comunione. Nel momento della comunione tutti i fedeli passano in processione a ricevere l'Eucaristia. E pensate che in tutte e tre le processioni si canta, in quella d'ingresso, quella d'offertorio e quella della comunione. Sono tre ingressi, uno dal sacerdote e altri due dai fedeli. Quindi adesso dobbiamo parlare dell'istoria dell'offertorio, cioè come nasce nella celebrazione della Santa Messa questo rito, possiamo chiamarlo, dove i fedeli sono loro a intervenire nella Santa Messa in un modo più diretto, perché non si trovano soltanto seduti, ma si alzano, prendono le offerte e passano davanti all'altare a offrirlo al sacerdote. E quindi qui si vede anche questa interazione tra il sacerdote e il popolo in un modo più diretto. Quindi, se Gesù Cristo, e noi lo sappiamo per la Sacra Scrittura, ha utilizzato nell'ultima cena acqua, vino e pane, nella Santa Messa noi dobbiamo utilizzare gli stessi elementi che ha utilizzato Gesù. E quindi già questo è storia. Quindi la Messa ripete quello che è accaduto nell'ultima cena, noi dobbiamo rispettare quello che Gesù ha utilizzato, soltanto che dobbiamo cercare di capire perché Gesù sceglie questa materia, no? Il pane, il vino. Innanzitutto dobbiamo dire che questi doni, che vengono presentati in un modo solenne, sono offerti, si dice oblazione, che vuol dire che è qualcosa di consacrato a Dio. Infatti, quando si offre il pane e il vino, quel vino viene soltanto utilizzato, quel pane viene soltanto utilizzato per la Santa Messa e per la consacrazione. Non si può utilizzare per nessun'altra cosa, già è offerto al Signore. Cioè noi non possiamo regalare qualcosa a una persona e dopo dire no, mi pento, me la deve ridare. No, quando si regala qualcosa già è offerta e basta. Questa offerta nei primi secoli si faceva in diversi modi. Si dice che in Oriente, nella Chiesa di Oriente, i fedeli portavano in chiesa tutto quello che era necessario, non soltanto per la celebrazione eucaristica, e questo anche si riprende in Occidente, ma tutto quello che serviva anche al sacerdote. Quindi li portavano non soltanto il pane e il vino, portavano pane, vino, latte, miele, frutti. Un po' quello che nell'antichità anche qui in Italia si faceva con la decima, al sacerdote le veniva portato qualcosa di quello che uno aveva raccolto nella vite, nel campo, eccetera. Però che succede? Che questo si faceva all'interno della chiesa e quindi si faceva una grande confusione, perché oltre al pane e al vino si portava di tutto. E di più, tutto era, perché c'era un momento nel quale si benediva tutto.
E quindi nel secolo IV, in un concilio, hanno dovuto prescrivere un certo ordine, dicendo: bene, quello che portate per il sacerdote, per la sua manutenzione, affinché possa vivere, lasciatelo in una stanza contigua all'inizio della chiesa, e solo il pane e il vino si lascia per il momento dell'offertorio, in un posto diverso, per non creare questa confusione e perdere il senso del sacro, per non mischiare tutte le cose con il pane e il vino che veniva utilizzato solo e unicamente per la Santa Messa. E quindi in quel momento dell'offertorio erano non soltanto quelli che partecipavano alla Santa Messa a portare il pane e il vino, li accompagnavano anche i diaconi, tante volte accompagnavano a portare il pane e il vino. Questo rito dell'offertorio piano piano comincia a sparire nella Santa Messa. Perché? Per due motivi. Perché si cominciano a celebrare le messe private. Molti sacerdoti non c'hanno dove celebrare la messa e quindi celebravano da soli. Non avevano il popolo fedele, quindi non si faceva il rito dell'offertorio. Però anche comincia a sparire questo rito importantissimo, l'offertorio, quando comincia a utilizzarsi come pane per consacrare il pane azzimo. Prima non veniva utilizzato il pane azzimo, veniva utilizzato il pane che facevano il Signore a casa. Quando si comincia a utilizzare il pane azzimo che non si utilizza a casa, la gente non portava il pane azzimo perché non lo faceva a casa, non aveva come portare questa cosa. E quindi comincia a sparire qualcosa che è importantissima, che è l'offertorio. Nel secolo XI, al posto dell'offertorio, alle volte insieme, si comincia a offrire anche i soldi. Da qui nasce la colletta che noi facciamo durante la messa dopo l'offertorio. Questo è il collegamento, perché la gente alle volte, come non poteva portare il pane perché non faceva il pane azzimo, portava un dono monetario. E quindi da lì è rimasta questa abitudine di fare la colletta dopo l'offertorio. Come già abbiamo detto, si canta nell'ingresso e nell'offertorio. E soprattutto nell'antichità volevano cantare quello che dice San Paolo ai Corinzi: Dio ama alle persone che donano con gioia, per cercare di essere a tono con quello che si stava facendo, non credo l'offertorio. Bene, perché il pane Gesù poteva utilizzare l'agnello pasquale? Noi potevamo utilizzare anche l'agnello pasquale. Perché il pane? C'è tutta una storia del perché si utilizza il pane per la Santa Messa. E lo vedremo anche più avanti, no? Però è qualcosa che i cristiani hanno seguito già dall'inizio. Perché all'inizio si utilizzava il pane fermentato, non il pane azzimo? Perché Gesù aveva detto anche all'inizio, e aveva parlato del fermento della verità, il fermento della grazia, qualcosa che cresce all'interno nostro e deve sempre crescere. E quindi un po' per questo comincia a utilizzarsi. Però dal secolo IX in avanti si utilizza soltanto il pane azzimo. Perché? Perché si cerca che il pane sia il più bianco possibile, per manifestare la purezza di Cristo. E quindi sparisce completamente il pane normale dal secolo XI in poi. È così sacro questo senso del pane che viene utilizzato, che nel Medioevo non qualsiasi persona poteva preparare il pane per la Santa Messa, il pane azzimo. Per esempio, alle volte lo facevano i principi cattolici, solo loro lo potevano fare. Più in avanti, dopo la riforma di San Bernardo, Cluny, che questo fa parte della sua riforma, soltanto i monaci potevano preparare il pane che veniva utilizzato a messa, durante la messa. E quando andavano a fare la mietitura del grano, loro si vestivano con gli ornamenti liturgici per indicare quanto sacro è quello che stanno facendo. Mentre facevano e lavoravano il pane, già il mulino dove si lavorava era tutto pulito, coperto anche con tovaglie di altare,
per indicare che stiamo facendo una cosa sacra, non potevano nemmeno parlare, perché quando andavano alla mietitura cantavano dei salmi, però quando lo preparavano non parlavano, perché con il suo alito non dovevano macchiare questa purezza di questo pane. Dopodiché, dopo i monaci, la Chiesa dirà anche i sacerdoti, e unicamente i sacerdoti possono fare il pane. E adesso, ultimamente, più modernamente, sempre ricordando questa sacralità, normalmente è un incarico che viene dato alle suore, per la sacralità di quello che stanno facendo. Quindi è qualcosa di sacro già nell'istoria. Vengono chiamate ostie, noi li chiamiamo ostia. Perché la parola ostia? Perché chiamiamo ostia al pane che veniamo utilizzato per la Santa Messa? Perché viene dal latino ostio, che indica, e viene dal verbo ferire, per indicare il sacrificio. La persona che è ferita in questo sacrificio è Gesù. Se noi andiamo a leggere la lettera agli Efesini 5:2, dice: camminate nella carità, nel modo che anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio del soave odore. Ostia, sacrificio del soave odore. E in quanto, questo in quanto l'istoria del pane, no? Come viene lavorato il pane, quindi passa dal pane normale, lievitato, al pane azzimo, perché il lievito, anche nonostante ha un segno sacro, ma il lievito non rendeva così bianco il pane, e il lievito tante volte, il pane con lievito, non dura tanto come il pane azzimo, e quindi indica un senso di corruzione, doveva togliersi anche da questa idea dell'Eucaristia. In quanto al vino, in Oriente si preferiva utilizzare il vino rosso, anche in Occidente, però dal secolo XIV in poi, generalmente, non è una legge, però dico generalmente, si utilizzava il vino bianco, perché era più, diciamo, non sporcava tanto come quello rosso. Però il vino rosso comunque, utilizzare il vino rosso, è rispettare di più il segno, perché il vino rappresenta il sangue. E quindi è un modo di rispettare il segno di quello che uno sta facendo. Bene, come vi dicevo, perché Cristo utilizza il pane e il vino e non utilizza, per esempio, l'agnello pasquale, non si utilizza nella Santa Messa le erbe amare che rappresentano anche il sacrificio? Perché la Chiesa utilizza il pane e il vino? Cioè, non è che possiamo entrare nella coscienza di Gesù, però cerchiamo di capire più o meno quali sono i motivi. Innanzitutto, il pane viene utilizzato per condividere, è un modo di condividere, e questo aveva un grandissimo segno anche nel popolo di Israele. Il minimo che uno poteva condividere, che non poteva negare a nessuno, era il pane. E nel popolo di Israele la mentalità del pane, e questo anche passerà anche a noi, è il cibo fondamentale, cioè l'alimento basico, dove non può mancare il pane in nessuna parte. Anche Gesù lo ha scelto per una questione pratica, affinché la messa si possa celebrare in tutto il mondo, perché il pane è il cibo più comune. Anche il pane era considerato per gli ebrei un segno di benedizione, anche lo è per noi. La benedizione di Dio si manifesta nel pane quotidiano che Lui ti offre tutti i giorni. E anche il pane nell'Antico Testamento era simbolo di pace. Se voi vi ricordate, c'è un sacerdote nell'Antico Testamento che si chiamava Melchisedec, e lui insieme ad Abramo offrì un sacrificio di pace con pane e vino. Genesi 14:18, non usa né un agnello pasquale, nulla. Pane e vino. E anche il pane per gli ebrei viene utilizzato in un modo liturgico dentro l'altare, dentro il Tempio Santo, il Tempio di Gerusalemme, venivano offerti quelli che si chiamavano i pani della proposizione, pani di proposizione, quelli che si trovano pro,
davanti al Signore e si cambiavano ogni settimana. Era come un'offerta di pace. Anche il pane viene considerato per gli ebrei un segno dei tempi del Messia, cioè si dice sempre, i profeti dicevano, quando verrà il Messia ci sarà un tempo di grande abbondanza di pane e vino, come dicendo un tempo di pace, di tranquillità. Gesù viene durante il tempo della Pax Romana, cioè in quel momento era il più pacifico che si poteva raggiungere. E quindi il pane anche nell'istoria di Israele ricorda quello che ricordiamo anche noi, la manna del deserto. La manna che cade durante 40 anni nel deserto. E questo è anche un simbolo grandissimo per gli ebrei. E quindi Cristo celebra la sua messa ricordando questo, la prima messa. Bene, abbiamo detto che sceglie il pane azzimo per questa purezza che rappresenta il pane senza lievito, anche perché non si corrompe come il pane lievitato, e anche dobbiamo dire che il pane per un ebreo nel tempo di Gesù significa tutto quello che è il sostento basico, perciò che Gesù utilizza il pane per indicare io sono il sostento principale e basico di qualsiasi uomo. Il sostento basico. Invece il vino, no? Perché si sceglie il vino? Che significa nella cultura degli ebrei il vino, no? Per tutti noi, in tutte le culture, il primo significato è quello della gioia. È il primo simbolismo, il primo significato. Però anche ha diversi significati, innanzitutto perché l'Eucaristia, la Santa Messa per il cristiano, è il primo segno di conforto, di gioia, come dicevano i monaci, di una sana ebbrezza, una sobria ebbrezza, cioè il vino mi dovrebbe riempire di gioia per portare avanti i sacrifici quotidiani. Voi pensate che per riuscire a fare del vino uno deve lavorare per un anno e se ti va bene riesce ad avere il vino, cioè dietro il vino c'è un grandissimo sacrificio. Il modo di fare il vino è rappresentato in modo sacrificale, cioè l'uva deve essere tritata, distrutta, i chicchi di grano devono essere distrutti affinché avvenga il vino. Il vino indica questo, c'è un sacrificio. E se ti dà gioia interna è perché dietro c'è un sacrificio. Lo stesso succede con la Santa Messa. Il vino anche per gli ebrei indica letteralmente il sangue. Perciò come loro non potevano offrire se stessi in sacrificio, come l'ha fatto Gesù, facevano quello che diceva l'Antico Testamento, libazioni di vino, cioè buttavano in modo liturgico il vino per terra, per indicare ti offriamo il nostro sangue, siamo noi ad offrirci, e questo era il significato. E il vino anche aveva un significato messianico, cioè come vi ho detto prima, no? Ci sarà abbondanza di pane e vino nel tempo di Gesù, che vuol dire sarà un tempo di pace particolare. E un'altra cosa particolare di questo vino, che Gesù quando utilizza il vino sempre utilizza la parola calice, che questo anche per gli ebrei ha un significato grandissimo. Il calice indica anche il sacrificio. Gesù diverse volte dice nel Getsemani di dover bere questo calice, se è possibile allontana da me questo calice. E anche i discepoli quando volevano i primi posti, Gesù le domanda, ma siete capaci, disposti a bere il calice che io dovrò bere? Come dicendo, siete disposti al sacrificio? Quindi indica pure questo, calice, quindi consegna completa a Dio, consegna della nostra vita a Dio. Anche un'altra cosa dobbiamo tenere presente, cioè Gesù usa pane, elemento comune, cibo basico per tutta l'umanità, quindi il cibo si può trovare, io la messa la posso celebrare in qualsiasi modo, in qualsiasi posto.
Il vino, uno potrebbe dire sì, è difficile da trovare, sarebbe più difficile, però anche è un elemento comune che appartiene a tutti i popoli. Io mi ricordo quando ci parlavano dei sacerdoti che furono messi in prigione durante il tempo del comunismo, nella Russia o in tutti i paesi comunisti. Come celebravano la messa? E il pane era più facile trovare. Portavano uva secca e stando lì cercavano di farla fermentare con un po' di acqua, piano piano, fino a riuscire ad avere il vino. No? Cioè, te dovevi inventare tutto lì dentro per poter dire la messa. Quindi dicevano la messa con un pezzettino di pane e una goccia di vino in mano. Però dicevano la messa. Quindi vediamo tutto il significato che c'è dietro il pane, quindi alimento basico, anche il vino significa il sangue. Vediamo adesso il contesto nel quale il Signore vuole realizzare l'ultima cena, un contesto di un banchetto, un convito. E questo è molto interessante perché noi quando entriamo in fiducia con una persona, è il modo di indicare loro che abbiamo un modo comune di pensare, eccetera, è invitarli a pranzo o a cena. Il fatto di condividere lo stesso cibo, che è qualcosa di materiale, indica che noi condividiamo qualcosa molto più grande che uno stesso sentimento, uno stesso affetto per quella persona, pensiamo allo stesso modo. Cioè, ci esce spontaneo, però dico, è un modo esterno per significare qualcosa di interno. Bene, Gesù non è casuale che lui abbia voluto costituire questo sacramento in questo contesto di banchetto, di cena, perché ha un significato molto grande. Per gli ebrei soprattutto il fatto dell'ospitalità, e anche per tutti gli orientali, è sacro. Invitare qualche persona a pranzo è qualcosa di sacro, molto sacro. È perciò che Gesù utilizza questo per cercare di comunicare agli altri che lui sta facendo qualcosa di molto sacro. Per gli ebrei un banchetto vuol dire alleanza. Io faccio un'alleanza con. Nell'Antico Testamento si fa molto con il re. Bene, e anche il banchetto, come una comunione con l'altra persona, ci spiega il fatto del perché nei primi secoli San Paolo dice non dovete condividere la cena con i pagani. I pagani sacrificavano quello che mangiavano ai loro dei e dopo lo mangiavano. E San Paolo dice no, non dovete mangiare con loro perché altrimenti entrate in comunione con la loro irreligiosità. Cioè, entrate in comunione con loro, vedete la mentalità che avevano di quello che era una cena. Quindi il popolo ebreo doveva rispettare questo segno santo e sacro e soprattutto lo dovevano rispettare il giorno della Pasqua, la festa più importante loro, che è anche la nostra, la Pasqua, la dovevano celebrare in mezzo a un banchetto. E fino ad oggi, se uno conosce le famiglie ebree, rispettano quelli che ancora vivono realmente l'ebraismo con tutte le regole, rispettano questo ordine. È tutta una catechesi quella cena. Bene, Gesù vuole indicare che arrivando lui arriva anche la vera cena, la cena che istituisce tra noi e lui una vera alleanza e ci vuol dire che lui vuol condividere con noi tutto quello che ha. Perciò non è casuale che Gesù inizia la sua vita pubblica, il suo primo miracolo, dentro un contesto di cena, una festa di un matrimonio. Perché uno alle volte comincia a pensare proprio, cioè, è come se Gesù avesse perso un colpo importante, dice, come mai il primo miracolo Gesù lo utilizza per far diventare l'acqua in vino? Cioè sembra che Gesù le piaccia il vino, cioè, puoi pensare a tante cose, no?
Ma non è casuale questo, cioè Gesù sceglie quel momento lì per dire che questo miracolo è un anticipo di quello che io farò nell'ultima cena. E sta indicando anche tutto l'aspetto sacrificale che ne abbiamo parlato di quello che ha il vino e il pane, come si fa il pane e il vino, tritando i chicchi di grano e di uva. Quindi Gesù inizia questo ministero pubblico in questo contesto, in un convito nuziale, per indicare che lui è venuto a creare questa alleanza, questo matrimonio tra lui e noi. Vedete come Cristo non fa niente a caso, no? È tutto. Cristo anche, in diverse parti, in tante parti del Vangelo, dice che il regno dei cieli è simile a un re che sta preparando un banchetto di nozze. E lo dice in diversi modi. Perciò che il Signore parla in diversi modi, in diverse circostanze, riguardo a questo banchetto. Quando Gesù dice è arrivata la mia ora, ed è arrivato il momento di preparare l'ultimo banchetto, Gesù non lo affida ad altri. Dice a Pietro e agli altri apostoli, andate semplicemente a allestire la sala, il resto lo fa lui in persona. Cioè non lascia che nessuno tocchi nulla, come fa la padrona di casa, questo, in cucina entro soltanto io, nessuno, e questo è il mio regno, nessuno può entrare. Bene, l'ultima cena, la più importante, Gesù dice questa me la tengo io, perché è mia. E questo è molto interessante perché Gesù prepara tutto con una delicatezza, con i minimi dettagli. Vuole rappresentare questo banchetto, che era semplicemente un'immagine di quello che sarebbe stato il banchetto reale, quello dell'ultima cena, quello dell'Eucaristia, l'istituzione dell'Eucaristia. E Gesù, se voi vi ricordate, dice che il regno dei cieli è simile a un banchetto. Dopo la risurrezione di Cristo, Gesù si appare a loro tante volte quando erano nel cenacolo, mentre cenavano perché gli chiedetemi qualcosa da mangiare. Se vi ricordate, Gesù prepara per loro dei pesci arrostiti. E forse la cosa più bella di tutto quello che stiamo dicendo è che Gesù dice anche che nel cielo, non soltanto noi parteciperemo a un banchetto, ma la cosa più bella è che sarà Lui a servirci a ognuno di noi. Per vedere la delicatezza di Gesù, cioè sarà Lui a servire noi, cioè come sta Lui trasmettendo che come una madre Lui cerca di nutrire i Suoi figli e sta permanentemente dicendo io sono il vostro alimento. Se voi sicuramente avrete visto in diverse sculture o pitture le immagini del pelicano, questo animale che secondo, no, quello che pensavano gli antichi era un animale che si uccideva a se stesso, no? Si beccava il petto per dare da mangiare ai suoi figli, si pensava così, e perciò che è diventata la figura di Cristo, la figura di Gesù. Questo si vede anche in diverse chiese, soprattutto con un contesto eucaristico, no? Però la cosa più importante, allora, Gesù prepara questa cena perché dice, questa, ripeto, no? È mia, è la più essenziale, la più profonda, e sarà Lui a servire noi. Sarà Lui a servire noi. Quindi, niente, per oggi più o meno è questa la parte di quello che è l'offertorio, no? È la parte importante della Santa Messa, non si deve omettere, anche se sono pochi quelli che partecipano alla Messa, perché ha un carattere molto importante nella liturgia, cioè, e questo vuol dire quello che diciamo l'altra volta, quando il sacerdote dice pregate fratelli perché il mio è vostro sacrificio, no? Quando chi non celebra la Messa, come il sacerdote dal punto di vista sacramentale, offre il pane e il vino, non sta offrendo soltanto due cose che non gli appartengono,
il significato è: noi fedeli che ascoltiamo questa messa ci offriamo insieme al pane e al vino. Cioè, queste sono le nostre offerte. E approfittate in quel momento a offrire le vostre richieste, le vostre preghiere, perché insieme a quel pane e al vino Gesù accetta tutte le vostre preghiere sulla patena, dove si trova il pane che diventerà il suo corpo e il suo sangue. Beh, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.